Io sono una persona che ha difficoltà a dare regole. Io, adesso lo dico, faccio, si dice, adesso si va di moda a dire fare outing, no? Io ho questa cosa, io ho difficoltà a dare regole. Come faccio a insegnare, a dire agli altri? Io vi metto a condivisione delle cose che io sto imparando sulle regole, che sto cercando di applicare nei contesti in cui guido io dei gruppi di formazione o della mia famiglia, no? Quindi non prendo di fare il maestro, ma vi metto a condivisione di una serie di cose che sto imparando io per primo sulle regole, perché sulle regole credo che un po' tutti potremmo avere difficoltà oggi come oggi, perché l'abbiamo detto ieri, nel contesto nostro c'era l'autorità che mi dava la regola, o meglio mi dava un ordine, e siccome era un'autorità, io almeno di facciata lo seguivo, poi magari, ripeto, di nascosto chissà cosa succedeva, ma intanto almeno davanti alla figura dell'autorità, formalmente quell'ordine veniva rispettato. E quindi, siccome anch'io sono cresciuto in questo contesto e mi ritrovo a essere educatore in un contesto invece completamente diverso, non so come si fa. Ecco perché lo devo imparare. Dobbiamo impararlo tutti, credo. La prima cosa che sto imparando è che le regole sono diverse dagli ordini. Le regole sono diverse dagli ordini. E noi diamo le regole credendo che sia sufficiente per farle rispettare per il semplice fatto che abbiamo detto: ehi, state zitti! Questo è un ordine, non è una regola. Cos'è la regola? Allora, la regola è quella cosa di cui tutti abbiamo bisogno per vivere meglio, però ci pesa. Allora, c'è un famoso esempio in filosofia, la colomba di Kant. Allora, la colomba, dice Kant, vola nell'aria e dice: mamma, se non ci fosse quest'aria a trattenermi, come volerei più veloce? C'è un piccolo problema, che in realtà la colomba vola perché è immersa nell'aria, giusto? Ok, allora, con le regole è la stessa cosa. Allora, per quanto riguarda, visto che è venuto meno la questione del ruolo, che l'eseguire la regola o l'eseguire l'ordine perché c'è il ruolo, abbiamo detto ieri che l'altra arma più debole, però l'unica che in questo momento abbiamo, è l'autorevolezza, cioè la credibilità che noi come persone abbiamo. Noi a volte diciamo: devi fare così, perché? A volte diciamo: perché te lo dico io. Questa frase in realtà non è sbagliata, pensateci bene, se la relazione è giusta. Chi sono io? Se io sono la persona che di te ha fiducia, che ti ha dimostrato che crede in te, chi ti ha dimostrato di esserti vicino, di saperti ascoltare, allora adesso io ti chiedo di fidarti di me e di mettere via quel cellulare. Se invece io sono la persona che non ti sta ad ascoltare, che pensa che sei brutto, antipatico e puzzolente, che non ti degna di uno sguardo, che faccio anche fatica a dimenticarmi il tuo nome e ti dico: perché te lo dico io? Quello mi dice: e tu ci sei. Chiaro? Cioè, chi sei tu per me? Al punto tale che mi chiedi di rispettare una regola. Chi sei tu per me? Quindi c'è tutta una costruzione da fare sulla relazione del rapporto tra noi e i ragazzi. Che è un rapporto che, siccome cambia sempre, perché i ragazzi poi sono anche in fase di crescita, allora, consiglio pratico, non abbiate fretta all'inizio dell'anno di iniziare subito con i contenuti. Se dedicate uno, due, tre incontri a definire lo stare insieme del gruppo, a definire anche le regole di come si sta insieme, è tutto lavoro che vi ritrovate avanti dopo, perché è fatica sparagnata di quando andate a dire: fermo, zitto, Quindi non vi sembri tempo perso quello dedicato all'inizio a fare attività di questo tipo, a fare dei patti, soprattutto con ragazzi delle scuole medie. Con ragazzi delle scuole elementari già un po' diverso, perché? Perché comunque hanno ancora si dice, no? Un portato, cioè vedono ancora in voi un po', per quanto resista ancora, vediamo quanto dura questa cosa, comunque un po' il papà e la mamma, e quindi è più, a meno i ragazzi più piccolini un po' vi vengono più dietro. A volte basta fare un po' la voce, o basta, e più o meno si incamminano, più o meno. Con i ragazzi, scuola media invece è assolutamente strategico, cioè è una questione di sopravvivenza fare una cosa del genere. Perché o la fate o altrimenti veramente non concludete nulla dal primo incontro fino all'ultimo. Ci sono, a volte noi
andiamo alla ricerca, dicevamo, dell'attività pronta da fare, no? Ecco, se andiamo alla ricerca di queste attività, guardate che sugli stessi libri trovate anche dei consigli su attività da fare per negoziare le regole del gruppo. Provate a fare quelle, oppure poi vediamo di impararle, inventarcele. Però non andate a cercare, no? Se avete un bisogno, non andate a cercare la risposta a questo bisogno soltanto andando a vedere come gli dico quel contenuto lì, ma anche cercate la risposta a un bisogno di gestione del gruppo, che ha, appunto, come diceva Maria Grazia, delle particolarità proprie. Quindi, uno, relazione mia col ragazzo, mia credibilità, nel momento in cui do una regola, chi sono io per loro? Seconda cosa, il gruppo, le regole del gruppo. Vi faccio un esempio di un'occasione persa. Terza media. Un incontro molto disturbato, turbolento. Dopo un po' di fatica, il catechista cerca di far partire un po' di discussione. Non ricordo l'argomento quale fosse, essere sincero. Mentre qualcuno provava a dire la sua, a intervenire sull'argomento di cui si stava affrontando, gli altri spingi, calci sotto il tavolo, le figurine, il cellulare. A un certo punto, cosa strana, però lo Spirito Santo veramente a volte è, uno di questi qua che fa casino, che fa il leader, interviene e dice una cosa a lui. E infatti, appena parla lui, che è uno dei leader, piano piano gli altri, non dico che fanno completamente silenzio, ma intanto abbassano il tono perché sta parlando lui, che è uno che, boh, vediamo che c'ha da dire. Però lui stesso, mentre parlava, si rende conto che c'è un po' di disturbo. E lui dice, ecco, ma in questa classe non si riesce a parlare. In quel momento bisogna fermare tutto e dire, certo, è vero, hai visto com'è difficile parlare, e tu cosa faresti? Cosa possiamo fare per parlare tutti quanti insieme in maniera ordinata? Perché lui stava sentendo il problema, giusto? Allora, in quel modo era un'occasione magica per dire, no? Riflettiamo insieme come le regole che ci diamo come gruppo, ce le diamo noi, non io a voi, ma ce le diamo noi, visto che ormai siete grandi, sono importanti perché il gruppo funzioni meglio. Ok? Questo è quello che sarebbe stato bello succedesse. Invece cosa è successo? Che la catechista ha detto, vabbè dai, mo, di quello che devi dire e andiamo avanti. No? Perché, non è che tutti siamo, gli è sfuggito. Però attenzione che a volte, quando si creano questi barlumi, dobbiamo coglierli al volo. No? Cioè, era il momento in cui lui stesso stava percependo la difficoltà di non avere regole. Quindi, potevamo darci delle regole, anche solo con 5 minuti. Cosa facciamo adesso? Poi ci sono i trucchetti, no? A volte si parla soltanto quello che ha la penna a forma di microfono, parla soltanto, cioè ci sono a volte anche dei trucchetti che si possono utilizzare, ma qualsiasi cosa utilizzate, più i ragazzi iniziano a crescere, diciamo, dalla prima media in poi, più che queste regole, che devono essere semplici, poche e chiare, siano il frutto di un minimo di negoziazione, non di discussione libera, perché quella va orientata, ma comunque di un minimo di rielaborazione. Perché? Ce le scriviamo e quando qualcuno, tra virgolette, infrange la regola, non c'è bisogno che andiamo... Perché loro stessi, se le hanno fatte veramente loro, tra di loro dicono, ma questa regola è la regola del gruppo, è nostra? Tu stai infrangendo? Come? E quindi quel senso di unanimismo di gruppo che a volte si crea, questa volta ci fa gioco a nostro vantaggio. Mi fermo qui. Ah, ecco, l'ultima cosa, scusate, ecco, dare regole riguarda tutti. Cioè, ognuno di noi nel nostro ruolo educativo dobbiamo voler bene ai ragazzi e in questo voler bene ricordiamoci che fa parte, dicevamo ieri, no? Anche questo delle regole. Quindi non appaltiamo la parte delle regole a qualche educatore, a qualche catechista soltanto. Perché da quel momento lui diventa il forte ma cattivo e io divento il buono ma scemo. Cioè, voler bene e dare regole vanno insieme. Poi ognuno c'ha il suo carattere, ci sarà la persona catechista un po' più dolce, quello un po' più burbero, va bene, pazienza, il Signore ci aiuterà. Però non dobbiamo appaltare le regole a uno che viene da fuori e grida e basta. Ok? Dobbiamo prenderci tutti quanti questo
senso di responsabilità, questa volta nostro.